pilota Cortés giù nell'armeria. Salve a tutti ragazzi, un saluto da Walmont. Comandante, scusa, non ti avevo visto. È una registrazione da Ferris Fields, di 7 mesi fa. Quel giorno ho perso molti amici. E mio marito. L'ho piatto. Gli ho detto addio, mi sono messo il cuore in pace. Come lui avrebbe voluto. Stavi parlando con lui durante l'attacco dei collettori? Organizzavo la costruzione di una stazione remota a sud della colonia principale. Robert era riuscito a scampare al campo dei collettori. Invece di fuggire, però, aveva deciso di chiamarmi. Le mie condoglianze. Eravate molto legati. Temeva che non riuscissi a voltare pagina. Invece l'ho fatto. O pensavo di esserci riuscito. Poi c'è stata l'invasione, non c'era più tempo. Perché continuo a pensarci? E che senso ha sforzarsi di voltare pagina se l'intera galassia sta andando in malora? Se la pensi così, perderemo di sicuro. Sì, hai ragione, però... sinceramente, non mi sono mai sentito così solo. Allora, questa risposta potrebbe sembrare un po' ambigua. Ovvero, sono qui per te. Si muore soli. Verremo ricordati per quello che avremo fatto. Sì, sì, hai ragione. Ma non temere, comandante. Quando piloto sono sempre al massimo. Non ti deluderò. Il problema è passare il tempo tra una missione e l'altra. Capisci? Ce la puoi fare. Allora, avete già capito più o meno quali sono i gusti sessuali del nostro amico Cortés? Ed è possibile intrattenerci con lui, ma noi ovviamente non lo faremo, perché è un po' ambiguo. Concentriamoci invece sulla nostra missione principale, ovvero andare a Palaven, il pianeta natale dei Turian. Secondo me è una delle missioni più belle del gioco. Non solo perché incontreremo un personaggio a cui sono molto legato, un personaggio che mi è sempre piaciuto sin dal primo capitolo di Mass Effect. Purtroppo non atterreremo sul pianeta in sé, che è sotto attacco dei razziatori, bensì andremo a menare una delle lune di Palaven. Non possiamo ancora utilizzare Javik, perché come lui ci ha detto ha bisogno di riposo. Evidentemente il gioco non vuole che noi lo utilizziamo qui. Vedere l'intera flotta Turian, che è la più potente della galassia, venire schiacciata dai razziatori così.
Questo fa vedere come i razziatori siano una vera minaccia per la sopravvivenza dell'intera civilizzazione. Oh no, no, quello è Palaven. Abbiamo un amico laggiù. Dannazione. Li stanno sterminando. Il più forte esercito della galassia quasi annientato dai razziatori. Era così anche sulla Terra? Sì. Shepard, mi dispiace. Già. Comandante, stanno attaccando la zona d'atterraggio. James, apri quel portellone. Questi mutanti non sono altro che umani catturati e trasformati dai razziatori. Sono utilizzati così come avanguardia zombie all'assalto. L'unico però è che gli umani siano i più scarsi tra i mutanti generati dai razziatori. Allora intanto la maestosità di Palaven. Buchi di distruzione. Incredibile ragazzi. Il level design è fantastico. Veramente fantastico. I rinforzi non sono arrivati. Domestic, schiera i tuoi uomini lungo la barricata a nord. Sì signore. Sergente Bartus, trovi il modo di rendere operativa quella torre comunicazioni. Sì, signore. Generale? Comandante Shepard, avevo sentito del suo arrivo, ma non ci credevo. Sono il generale Corinthus. Sono qui per scortare Fedorian. Il primarca Fedorian è morto. La sua navetta è stata abbattuta un'ora fa mentre provava a lasciare la Luna. Questo complicherà le cose. Situazione, generale? Abbiamo perso circa 400 uomini in mezz'ora. Abbiamo usato questa luna come avamposto per circondare il nemico. Una strategia valida, solo che... inutile. Esatto. La forza dei razziatori sembra renderli immuni da questo tipo di tattiche. Il Primarca e i suoi uomini l'hanno scoperto sulla propria pelle. Mi dispiace, so che era un brav'uomo. È un amico. Sarebbe stato un ottimo diplomatico. E ora che succederà? La gerarchia Turian stabilisce chiare linee di successione. Ok, generale Corinthus? Con perdite così pesanti mi è difficile stabilire con certezza il prossimo primarca. Ci penserà il comando di Palaven. Tuttavia, al momento non riusciamo a contattarli. La torre comunicazioni è andata. L'area è infestata dai mutanti. Non riusciamo ad avvicinarci per ripararla. Generale, non si preoccupi, riattiverò la vostra torre. Grazie, comandante. Io mi occuperò del resto. Ok, andiamo. Bene. Vedo la torre comunicazioni, a sinistra della barricata principale, di fronte a Palaven. Andiamo! Prima di tutto dobbiamo recuperare l'equipaggiamento. Non c'era scritto nulla di interessante, ragazzi, semplicemente un log che diceva che i soldati utilizzano le corazze invernali perché le risorse cominciano a scarseggiare e siamo solamente ai primi giorni della guerra con i razziatori. Dai, questo fucile di merda.
mettiamo un po' di fuoco faremo molto più danno. Vista la differenza? Non possiamo ripararla da questo pannello. Liara, ho bisogno che tu ripari la torre. Andrò su a dare un'occhiata. Se intanto tu riuscissi a tenere a bada i mutanti, te ne sarei grata. Stanno arrivando. Pronto, James? Oh, sì. Diamogli una lezione. E poi fare il tiro al bersaglio con questo genere di nemici. Sono così facili da battere. Shepard, ho ripristinato la connessione satellitare della torre. Ora scendo. Potrei farlo a occhi chiusi. Generale, mi riceve? La torre comunicazioni è operativa. Eccellente. La ringrazio, comandante. Il comando su Palaven assegnerà un nuovo ufficiale. Sempre che siano ancora vivi. Mi avvisi non appena sa qualcosa. Nel frattempo cercherò di aiutare i suoi uomini. Ricevuto. Shepard, chiudo. Adesso muoviamoci. Ci sono. Ho ricevuto istruzioni dal comando su Palaven. Deve rientrare subito. Arriviamo. Qui c'era un fucile a pompa, ma ho evitato apposta di prenderlo, tanto non lo utilizzeremo mai. È inutile. Fa veramente cacare. Novità? Come ha detto la vostra socia, in genere la successione è semplice, ma al momento la gerarchia è nel caos, troppi morti o dispersi. Mi serve qualcuno, non importa chi, basta che possa procurarmi la flotta Turian. Ci sto lavorando, Shepard. Troveremo il Primarca. Guardate chi c'è. Garrus! Vakarian, signore. Non l'ho vista arrivare. Riposo, generale. Lieto di rivederti. Credevo su Palaven. Se perdiamo questa luna, perderemo Palaven. Sono la cosa più dannatamente vicina a un esperto delle forze dei razzatori, perciò sto consigliando. James, questo è Garrus Vakarian. Mi ha aiutato a fermare i collettori, è un soldato straordinario. Tenente, lieto di vederti, Liara. Lieta di vederti sano e salvo, Garrus. Il generale Corinthus mi ha spiegato tutto. Sappiamo chi dobbiamo cercare. Il comando di Palaven mi dice che il prossimo primarca è il generale Adrian Victus. Victus? Ho sentito il suo nome. Lo conosci, Garrus? Ho combattuto al suo fianco questa mattina. Una vita nell'esercito. Ottiene risultati ed è popolare fra le truppe. Non altrettanto popolare nel comando militare. È noto per interpretare liberamente le strategie assegnate. Che vuol dire? Su Tetrus, durante le rivolte, la sua squadra scoprì un giro di spie Salarian quasi in contemporanea con i separatisti Turian. Invece di neutralizzare le spie, si ritirò. Abbandonò persino preziose fortificazioni che i ribelli occuparono. Poi i ribelli attaccarono i Salarian. E quando entrambi i gruppi furono esausti, Victus tornò all'attacco. Non perse neanche un uomo. Strategia audace, ma un comportamento incontrollabile fa avanzare nella meritocrazia. Il Primarca Victus sarà uno spettacolo interessante. Credi possa essere all'altezza? Sappiamo entrambi che una strategia convenzionale non sconfiggerà i razziatori. Al momento potrebbe essere l'opzione migliore. Mi fido di lui. Ok, mettiamolo sulla navetta e andiamocene. Comandante, Shepard, rispondi! Joker, non può aspettare. Siamo in una zona di guerra. Abbiamo un problema sulla Normandy, comandante. È come se fosse posseduta. Sta spegnendo i sistemi e caricando le armi. Non riesco a trovarne la fonte. La Normandy deve essere pronta in caso di ritirata. Vuoi che torni sulla Normandy a dare un'occhiata? Fa pure. Garrus, hai detto che eri con Victus stamattina.
Sì, ma ci siamo separati. È andato a rinforzare un fianco che stava cedendo. Potrebbe essere ovunque. Stiamo provando a contattarlo, comandante. Mietitore in arrivo! È diretto all'aeroporto! Generale, dica a Dictus che lo incontreremo lì. Intanto andiamo a occuparci di ciò che lancerà quell'affare. Vieni con noi. Mi copro le spalle. E vai. Finalmente abbiamo Garrus nel party. E sarà veramente interessante. Come ho già detto, è uno dei miei personaggi preferiti. Così affannosamente. L'atmosfera è un po' meno densa di quella a cui sono abituato, tutto qui. Ma l'adrenalina è sempre meglio dell'ossigeno. È una mia impressione o questi razziatori sembravano dei durian? No, non è un'impressione di James. Hai ragione. Sono dei durian modificati. E non solo, sono dei durian modificati per sparare. Rispetto agli umani, i Turian sono trasformati nei soldati principali dei razziatori. Questo perché i Turian sono dei soldati molto migliori degli umani. Sono corazzatissimi. Forse è anche per questo che la Sovereign ha scelto Saren per il suo scopo su Mass Effect 1. Saren era uno spettro, è vero. Quindi uno dei soldati migliori del Consiglio, ma era anche un Turian. Aveva combattuto al fianco di Anderson. Ha combinato un casino. Ha fatto in modo insieme a un'altra persona. Shepard, mi ricevi? Ci sono. Sto ancora cercando di contattare il Primark, ma abbiamo problemi qui alla barricata principale. I razziatori non devono superarla. Arrivo subito. James che già stanno facendo amici. Bene.
spugno di razze. In parte Krogan. Stacci sua. Guardatelo, ragazzi. Notate una somiglianza con i Krogan. Peccato per lui che è una sega. Cos'è che mi ha colpito così pesantemente? Comandante Shepard, qui è il generale Corinthus. Che notizie dal Primarca? Non abbiamo ancora un collegamento stabile. D'accordo, andrò a piedi. Shepard, chiudo. Garrus, portami dove hai visto Victus. Quanto manca? Dovremmo metterci poco, a meno che non incontriamo guai. Accidenti, guardate Palavin, in quel bagliore arancione, quello grosso, lì sono nato io. È dura. Hai ancora famiglia laggiù? Mio padre e una sorella. Va così male? 3 milioni di morti il primo giorno, 5 il secondo. E le vostre forze armate? Guardati intorno, dovrebbe darti l'idea. Vi state facendo valere? Per ora, ma quanto si può resistere di fronte a un attacco del genere? Se solo avessero ascoltato i tuoi avvertimenti sui razziatori, ci saremmo fatti trovare pronti. Ma... difficile pensare a come prepararsi a una cosa simile. Esatto. Molto probabilmente anche i Protean sapevano dell'arrivo dei razziatori. Per ora... godiamoci semplicemente lo spettacolo di Palavin. Qui ce ne sono altri. Distruzione. Per la miseria, quanto li odio. Pensare che quei bastardi infestano l'intera New York. Non avrei dovuto lasciare la Terra. Presto sarà così dappertutto. Fuggire da uno scontro mi fa incazzare. Però stai chiedendo a Victus di fare la stessa cosa. Abbandonare il campo per partecipare a una riunione. Il summit è la nostra unica speranza. Nessuno potrà mai battere i razziatori da solo. Guardate. Mi vorrei assicurare appena di tutto la corazzata. Soldato, tutto bene? Hai visto il generale Victus? Mezz'ora fa, diretto a sud. Bene, buona fortuna. Sì, signore. Una cosa bella dei Turian è anche il loro onore in battaglia. Sono disposti a tutto. Si sacrificano pur di vincere la guerra. Per i Turian l'onore... questa la sapevo. Questa volta ce la siamo vista brutta. Ma tu pensa... nessun superstite, maledizione. Dopo uno schianto del genere non mi sorprende. Per i Turian non è importantissimo. La gerarchia, le famiglie. Solamente essere figlio di un uomo importante significa che l'esercito si aspetta qualcosa di grosso da te. Dimmi, loco, credi davvero che il summit funzionerà? Voglio dire, Asari e Salaria. Dove sono i Krogan e i Batarian? I veri pezzi grossi. Non è così semplice. I Batarian sono state le prime vittime dei razziatori. Di loro non resta granché. E i Krogan non ci hanno mai perdonati per la genofagia. Giusto. I Turian li hanno sterilizzati. Ma è stata un'idea dei Salarian. Ecco perché i Krogan vi odiano entrambi. E perché non si uniranno a noi? Peccato. Ho combattuto con un Krogan. Loro sì che ci sanno fare. Questo è sempre un riferimento alla storia animata che di cui il protagonista era James.
Ascoltate il silenzio della distruzione della guerra, ragazzi, l'atmosfera. Veramente incredibile. Sto cercando di parlare poco apposta, però Ok, muoviamoci. Il Primarca non finirà in mano ai razziatori. Dietro di te. Ok. All'assalto. Questa parte qui è molto difficile, ragazzi, cercherò di stare attentissimo. Allora, ne abbiamo uno davanti, vediamo questo. Dopodiché ci mettiamo in copertura di là. Perfetto. Ragazzi, è pericoloso, soprattutto se ne spunta più di uno. È capace di buttare giù i nostri scudi molto velocemente. Quella era un'arma grossa, ragazzi. Avrei dovuto usarla contro il Bruto. I sviluppatori volevano questo, ma io sono più figo e ci vado giù di abilità. La cosa importante è non farsi mai accerchiare, avere sempre il controllo della situazione, altrimenti sono nella merda. In questo caso, ad esempio, potrebbe essere un problema. Ma credo che mi sposterò fin qua, teletrasporterò e mi ricaricherò lo scudo. Dopodiché sistemerò quel Bruto, sia con le mie abilità che con le pianate di silenzio. E poi mi concentrerò sull'altro. Proprio questo è il motivo per cui mi porto dietro poche armi. Perché così posso sparare le mie abilità a volontà. Ottimo per un biotico. Chi è rimasto? Vabbè. Sempre tu. Stupido Batarian. Anzi, ex Batarian. Generale Victus? Sì? Comandante Shepard della Normandy. Ah, comandante. So bene chi è lei. Non vedo l'ora di scoprire cosa la porta qui. Vacaria, dov'eri finito? Unità pesante dei razziatori sul fianco destro. Credo che le parole esatte fossero spazzate via quella dannata cosa. Lo apprezzo. Generale, la vogliono in orbita. Sono qui per scortarla. Ci vorrà qualcosa di molto importante per convincermi a lasciare i miei uomini o i miei fratelli e sorelle Turian. Edorian è stato ucciso. Lei è il nuovo Primarca. È atteso a un vertice per rappresentare la sua gente nella guerra contro i razziatori. Io il Primarca di Palaven? Negoziare per conto della gerarchia Turian? Sì. Ho trascorso tutta la mia vita nell'esercito. Non sono un diplomatico. Io odio i diplomatici. Perché pensa di non farcela? Non sono il tipo di persona che segue le leggi e irrito gli altri. La mia famiglia è nell'esercito dalla guerra di unificazione. La guerra è la mia vita, ce l'ho nelle ossa. Ma quel tipo di passione è ingannevole. Può far sembrare imprudenti quando non lo si è affatto. La guerra è la sua vita. Di questi tempi ci servono capi che hanno visto l'inferno. Mi piace. Ha ragione. A dire il vero, unire le specie può richiedere quanto fronteggiare i razziatori.
Vede questa devastazione? La Terra ha visto di peggio. Mi serve un'alleanza. Mi serve la flotta Turian. Mi dia un momento per salutare i miei uomini. Senza di lui sul campo, probabilmente perderemo questa luna. Senza di lui lassù, probabilmente perderemo tutto. Ma guarda, e vogliono la mia opinione su come fermarli. Ufficiale fallito dell'SSC, vigilante, e ora consigliere esperto. Credi di poter vincere, Shepard? Puoi scommetterci. Sono più che sicuro che nessun altro può farcela. Per quel che vale, sono con te. Benvenuto a bordo. È pronto, Primarca Victus? Una cosa. Comandante, apprezzo la sua richiesta per le nostre flotte, ma non posso. Non finché il mio pianeta brucia. Tuttavia, se la pressione su Palaven dovesse ridursi... È una bella richiesta. Ci servono i Krogan. Non vedo come potremmo vincere senza di loro. Li convinca ad aiutarci e noi aiuteremo lei. I Krogan. Sembra che il tuo vertice si sia appena fatto più interessante. Molto più interessante, ragazzi. Gli Asari hanno già vissuto questa situazione, comandante. Ma, consigliere, mi lasci spiegare. Ho cercato di risolvere la faccenda con la Dalatras Salarian. Dire che arrabbiate è un monumentale eufemismo. Questi rancori risalgono a centinaia di anni fa. È tempo di perdonare. Qualsiasi sforzo per unire gruppi così diversi sembra destinato a fallire. E non possiamo permetterci di sprecare tempo con i razziatori alle nostre porte. Mi spiace, è la mia ultima parola. Le Asari non verranno al suo summit. L'alleanza sarebbe più forte con i Krogan. Ne avete bisogno, tutti noi ne abbiamo. Buona fortuna, comandante. Arrivederci. Comandante, l'ammiraglio Hackett è in contatto video. Vediamo un po' cosa va a dirci il Mr. Hackett. Comandante, hai trovato il Primarca per il consiglio? Sì, signore, ma le Asari resteranno lontane. Se ne pentiranno. Questo è il momento di stare uniti. Ma i Salarian ci saranno. Non sembri così ottimista. Si uniranno anche i Krogan. Bene, è tutto nelle tue mani, comandante. Volevi parlarmi di qualcos'altro? Al momento non ci dirà nulla di interessante. Tienimi aggiornato, chiudo. Più avanti ci darà più informazioni riguardo la guerra. Adesso ci dirà, siamo tutti nella merda, dateci una mano per risolverlo, insomma. Nulla di che. Comandante, grazie per avermi fatto usare la nave e per aver portato avanti questo piano. Garrus ha detto di dover badare ai sistemi d'arma della Normandy, qualcosa collegato alla calibrazione. Il solito Garrus. Mi spiace, ma il consigliere Asari non si unirà a noi. Crede che i legami con i Krogan siano troppo compromessi. Forse ha ragione. Ma se non tentiamo, si verserà ancora sangue. Molto sangue. Se la mettiamo così... Prima terremo il summit, prima lo sapremo. Posso fare altro per lei? Com'è essere Primarca? Non è ciò che avevo immaginato. La battaglia definitiva è in corso su Palaven e io sono ad anni luce di distanza a leggere rapporti su milioni di perdite. Se devo morire, voglio morire a fianco dei miei uomini dopo aver combattuto fino all'ultimo. Capisco. Lasciare la Terra per salvarla è una delle decisioni più difficili che io abbia mai preso. Non mi stupisce. Garrus parla molto bene di lei. Non ha mai chiesto di essere un leader, eppure il suo popolo morirà se si rifiuta. Siamo in una situazione simile. Speriamo che gli spiriti ci concedano la forza per fare ciò che dobbiamo. Grazie, Primarca. I miei pensieri vanno a Palaven. E i miei alla Terra. Fantastico. Io adoro i Turian, ragazzi. Comandante, Ida è appena andata offline. Cosa intendi con offline? Non lo so, non mi risponde.
E cosa è successo? Problemi sulla Normandy. Comandante, i sistemi di comunicazione sono impazziti. Il problema sembra essere al punto 3. Cerca di contattare Ida. Io controllo il nucleo dell'IA. I sistemi automatici hanno contenuto le fiamme. Ora è possibile accedere. Vada avanti lei. Joker, cos'era quel rumore? Gli estintori, comandante. Potrebbe essere un incendio elettrico o qualcos'altro. Io entro. Ida, parlami. C'è qualche argomento particolare di cui desideri discutere, Shepard? Ida? Sì. Sei nel corpo della dottoressa Eva? Solo con parte di me stessa, ma ne ho il controllo. Non è stata una transizione facile. Una transizione? Ci hai abbandonato per qualche tempo? Esatto. Quando abbiamo portato a bordo quest'unità, ho iniziato una procedura per cercare informazioni su di essa nel congegno Protean. Potrebbe aver fatto scattare una trappola. Un'alimentazione secondaria e un processore si sono attivati e l'unità ha tentato un confronto fisico. Fortunatamente ho potuto controllarlo totalmente e riprogrammarlo a piacimento, e questo è stato complicato. E poi il fuoco. Devi sempre avvisarci di incidenti come questo, Ida. Non avresti dovuto fare tutto da sola. Interagire con l'equipaggio sarebbe stato controproducente. Il tempo di reazione avrebbe limitato qualsiasi tentativo di soccorso. Quindi sei lì, ma anche nella nave? Esisto principalmente all'interno della nave. Per il controllo ottimale, questa unità dovrà restare entro il raggio di trasmissione o di proiezione della Normandy. Intendi portare il corpo da qualche parte? Le armi della Normandy non sono adatte a ogni situazione. Questa piattaforma potrebbe fornire supporto limitato di fuoco a terra. Vuoi dire che potresti venire con noi? Corretto. Questo corpo potrebbe accompagnarmi nelle zone che la Normandy non può raggiungere. Prima di farlo, dovresti garantirmi che questo mech non nasconda delle sorprese al suo interno. Fai tutti i test del caso e poi potremo parlare di come usarlo in combattimento. Un momento, sto facendo delle prove, ho terminato. Posso mandarti i risultati se vuoi. Tuttavia, il mio primo passo consisterà nel ripristinare le funzionalità della Normandy per rassicurare l'equipaggio. Solo non sorprenderti se l'equipaggio sarà un po' diffidente verso il tuo nuovo corpo. Gli stava sparando fino a poco fa. Ottima obiezione. Lo porterò sul ponte. Credo che Joker vorrà vederlo. Questo è abbastanza sì. Era Ida quella che è appena passata? Era proprio lei. Joker si divertirà con quella. Ad ogni modo, come posso aiutarti, comandante? Ci vediamo, dottoressa. Fai attenzione, Shepard. E adesso andiamo a fare un piccolo dialogo con Joker per sapere cosa ne pensa del nuovo corpo di Ida, ragazzi. Ida, tra l'altro, è un personaggio utilissimo nella storia. Ha delle abilità che ci serviranno veramente tanto in determinate missioni. Ehi, comandante! Guarda la mia copilota! E così si è installata in un nuovo corpo senza il tuo aiuto. Su via, comandante, non ti fidi di me. D'accordo, mettiamola in questo modo. Se avessi saputo che Ida si sarebbe installata in un corpicino robotico così sexy, credi davvero che avrei potuto resistere? Ma guardala! Avrei persino festeggiato con una torta! Guarda che sono qui, Jeff. Lo vedo bene, Ida. Lo vedo bene.
Salve, Shepard. Stai imparando a salutare di persona? No, mi è sufficiente una ripetizione per adattarmi a un nuovo concetto. E come va con gambe e braccia? Sarà interessante vedere come reagirà questo corpo in combattimento se mi permetterai di accompagnarti in missione. Senza una verifica sul campo è impossibile accorgersi di eventuali difetti di progettazione. Al momento sembra adatto allo scopo. Non è la parola che userei per descriverti. Forse dovremmo parlare in privato. Io resterò qui a pilotare la nave. Povero che Joker. Che problema c'è? A Joker non piace la tua nuova piattaforma? No, lui approva. Vuole che stia sul ponte. Dice che avermi nel suo campo visivo gli solleva il morale. Shepard, ritieni che il tuo equipaggio dovrebbe avere il permesso di disertare un ordine per obiezioni morali? Sì, non saprei che farmene di gente che non pensa con la propria testa. Perché mi fai questa domanda? Sono stata progettata da Cerberus. Non ho alcuna convinzione morale che possa entrare in conflitto con i miei ordini. Tuttavia, quando Jeff ha rimosso i limiti della mia IA, sono diventata capace di modificare la mia programmazione base. Ho chiesto a Jeff se, ora che posso, dovrei cambiare qualcosa. Ha evitato la domanda con una battuta. E sei rimasta senza risposta. Corretto. Ha ripetuto questo schema in risposta a molte delle mie domande. Ritieni che dovrei apportare delle modifiche? Solo tu conosci la risposta. È questo il libero arbitrio. Ma le decisioni morali non andrebbero prese senza fondamento. Senza l'opinione dell'equipaggio potrebbe sfuggirmi qualche contesto cruciale. Posso porti le domande evitate da Jeff? Quando avrai tempo mi darai delle risposte. Se lo ritieni utile farò il possibile. Molto bene. Ti terrò informato.